Cittadini di Castel San Giorgio sul piede di guerra stanno pagando per il servizio di raccolta rifiuti una tassa che secondo loro è troppo esosa. Dopo l'insediamento dell'amministrazione San Martino un anno e mezzo fa, i cittadini sangiorgesi erano preoccupati per l'aumento deciso di oltre il 41% sulla tassa, nonostante in precedenza erano riusciti a ottenere con la gestione amministrativa Longanella oltre l'80% di raccolta differenziata. Molti si sono chiesti come è possibile che la tassa possa essere aumentata nonostante un'attenzione così mirata nell'effettuare la differenziata. Il commissario prefettizio di Castel San Giorgio, Roberto Amantea, intanto, secondo i dati che gli sono stati forniti dagli uffici competenti, smentisce aumenti sulla tassa, sperando che i cittadini tornino a conferire nel modo giusto, così da far decollare nuovamente la percentuale di differenziata. Non mi risulta. Poi magari farò un ulteriore approfondimento, anzi mi risulta che è calato qualcosina adesso, proprio un paio di mesi fa quando abbiamo fatto i conti, e comunque questo mi risulta, però ripeto, ne possiamo riparlare, mi risulta che c'è stato un calo, ma quello che c'è da dire è che la gestione dei rifiuti e quindi i costi della gestione dei rifiuti la legge prevede che gravino interamente sui cittadini. Quindi inviterei tutti i cittadini a fare la raccolta differenziata, a farla bene, a differenziare il più possibile, a mettere il sacchetto giusto nel giorno giusto. Un po' di fatica ci evita di pagare più soldi. Lo dico anche a me stesso, anche se sono residente in un'altra città, ma è lo stesso ragionamento. Quindi i cittadini possono stare tranquilli, la tassa non avrà quell'aumento, quel rincaro di cui loro già parlano. Per quello che so, no, sempre che riusciamo a mantenere gli standard e sempre che la nuova legge regionale, a cui questo ente con il sottoscritto si è già adeguato facendo le delibere nei termini previsti, mi auguro che tutti gli step successivi vengano eseguiti, perché se no ci troveremo in una difficoltà tale da dover attribuire a qualche azienda sul territorio la gestione. Mi auguro che ciò non succeda, dalla regione arrivano rassicurazioni, mi auguro che tutto proceda e quindi il passaggio prosegua e proceda nei termini.